Nasce a Senise lo sportello di ascolto per prevenire bullismo e cyberbullismo, uno sportello dedicato ad alunni, docenti e famiglie che si trova al pian terreno dell'Istituto Scolastico Nicola Sole. La nascita di questo sportello è un altro importante tassello realizzato grazie all'associazione Il Cielo nella Stanza, che da qualche mese esiste anche a Senise come sezione distaccata, con sede nei pressi della Chiesa Madre, e che ha come referente l'avvocata Filomena Iannotta, e fin dalla sua costituzione ha creato sinergie operative con il mondo della scuola. Lo sportello di ascolto sarà aperto il terzo sabato di ogni mese dalle 10 a mezzogiorno. Sarà possibile prendere appuntamento telefonico, ma non solo. All'interno dell'istituto sono state collocate delle cassette postali, una per ogni sezione, per comunicare anche da lontano con l'associazione, inserendovi messaggi con richieste, riflessioni e quant'altro. Ovviamente per ogni tipo di approccio sarà garantito sempre l'anonimato. Lo sportello di ascolto si propone così come spazio per accogliere tutte le richieste di intervento ed eventuali dubbi e preoccupazioni in relazione ad episodi di bullismo e cyberbullismo in un'ottica di promozione del benessere e prevenzione del disagio. La scuola è il contesto in cui maggiormente si manifestano tali comportamenti, come hanno spiegato nell'iniziativa che ha presentato l'avvio di questa nuova attività le dottoresse Olga Stigliano e Alessandra Lauletta, psicologhe del Il Cielo nella Stanza. Sono persone vere,